Oggi una scrittura morbida, morbida! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta e Arte per te, eccola qua la mia panzerotta Chérie, la nuova arrivata di casa, la nouvelle mascotte di Arte per te. Eccola qui che ci terrà compagnia in molti video, raccoglie un'eredità pesante, quella lasciata da Bouclé, che ricorderemo sempre con un amore immenso, e con lo stesso amore abbiamo accolto lei, la piccola Chérie, 3 mesi di barboncina, tutta spettinata e scalmanata. È una monella questa, non è calma come la sua sorellona. E allora, benvenuti a questo nuovo video pieno di sorrisi, pieno di allegria, per fare un qualcosa di veramente allegro. Oggi parliamo di lettering, un lettering un po' particolare. E proprio io, che sono stata una teenager negli anni 90, non potevo non portare su YouTube la bubble script, cioè la scrittura bubble, sofficiosa, a bolle. È stata la scrittura più usata negli anni 90 e anche 80, forse. All'epoca non parlavamo di brush lettering, di scrittura, di calligrafia, ma semplicemente ci limitavamo a divertirci ornando i nostri diari con questa scrittura e tante altre che vi porterò qui sul canale. E allora vi farò vedere tutte le lettere dell'alfabeto maiuscolo e minuscolo, come incastrarle tra loro, come decorarle per creare delle cose bellissime con questa scrittura morbida morbida come Chérie. E allora, prima di passare sul piano del lavoro, ti ricordo di premere sul tasto iscriviti per non perdere i futuri video, e per lo stesso motivo clicca sulla campanella. In più, vienimi a cercare su Facebook e su Instagram. Ti ricordo che sempre devi cercare il pennello bianco su fondo rosso con la scritta Arte per te. Vi ricordo che su Facebook, ultimi giorni per le iscrizioni al corso di disegno di Arte per te, il corso più bello del web, vi aspetta, cioè io vi aspetto, numerosi anche su Facebook. Mandatemi un messaggio privato e vi scriverò come accedere al corso in maniera facile facile. Basta, che dire? Andiamo a scrivere con una scrittura morbida morbida? E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la bubble script, come si fa. Ed eccoci pronti per imparare la bubble script. Innanzitutto prendiamo le righe. Le righe io le prenderò di 3 cm e mezzo circa, cioè della grandezza del nostro righello. Allora, per fare la bubble paint o scrittura morbida, quello che dovremo fare sarà contornare delle lettere semplici, cioè le più asciutte possibili. Allora, guardate, per esempio, io faccio qui una A. Così, ok? Ora non devo fare altro che trasformare tutte le rette e contornarle con giri morbidi. Guardate, uno, due, tre, quattro, cinque, e anche all'interno rendere morbide le parti ad angolo. Facciamo la B, e allora rivesto proprio tutta la parte esterna, 1 e 2, e anche la parte interna, 1 e 2, e la B è fatta. Voi ancora non ve ne rendete conto. E guardate, basterà poi cancellare la lettera all'interno e già siamo con scrittura morbida. I primi tempi vi gioverà andare avanti così, cioè fare l'orma centrale e poi tutto l'esterno, C, quindi contornarlo sia dall'interno che dall'esterno, D.
quanto invece riguarda l'alfabeto minuscolo, l'alfabeto minuscolo è un corsivo minuscolo, quindi è così ed è così, guardate, 1, 2, B, perché questa era la B interna, C, D. Ed eccoci qua, maiuscole e minuscole. Ora ve le faccio vedere in maniera più scorrevole, cioè senza curarmi di ciò che ci va dentro. Quindi A, a questo punto cancelliamo tutta la matita e quello che rimane è il super alfabeto morbidoso, ecco qui. E fin qui tutto molto semplice, quindi ricapitoliamo, facciamo la lettera nella sua essenzialità, dopodiché bordiamola in maniera tondeggiata sia all'esterno che all'interno. Ed eliminiamo la parte essenziale dell'interno, diciamo così, lo scheletro, e quello che rimane è la nostra scrittura tondeggiante e morbidosa. Una cosa bellissima di questa scrittura era il fatto di poterla colorare nella sua pienezza, quindi o si andava poi a riempirla tutta con un unico colore, così, e si facevano le scritte magari alternando lettere di diversi colori, oppure c'era chi come me le colorava in maniera tutta diversa al loro interno. Quindi io cosa facevo? O la facevo tutta a pallini, così, e davo un tono, che ne so, di violetto al tutto, quindi ci andavo poi attorno così, oppure la facevo tutta a righe, per esempio tipo candy, tipo caramella natalizia, oppure la facevo tutta a zig zag, e poi naturalmente il resto lo coloravo con un altro colore. Oppure un tipo di cosa che andava molto, se volete saperlo, i miei pennarelli sono per adesso questi, gli Stabilo Pen 68, adesso sto passando a questi che sono morbidissimi, e sono gli Stabilo Pen 68 Brush, questi qui col corpo bianco. Oppure, vi dicevo, una cosa che andava tantissimo era fare tipo le
le sfumature, ve li faccio qua sulla L, N, sì, vabbè, sulla L, e quindi cominciare con un tono e via via scendere verso un altro, così, e poi con quello di sopra andare a imbastardire quello di sotto, ecco, e fare le sfumature di colore. Insomma, erano tanti i modi di abbellire, o anche semplicemente con delle penne andare e fare così, tipo zentangle, tutto a riempire, ok, e riempivamo tutto. Ma adesso proviamo delle scritte. Cosa scriviamo? Cosa scriviamo? E soprattutto con quale colore? Ma andiamo di rosso per scrivere love. E allora, per il nostro love, io andrei con una L, una O, una V, e una E. Fin qui tutto normale, ma quando noi scrivevamo con queste parole, la cosa bella era unire le lettere e fare in modo che la scrittura venisse tutta fluffosa e morbida. E allora cosa si faceva? Si faceva questo. Intanto le lettere si piegavano un poco verso l'interno, così, e poi si accavallavano l'una all'altra. Così era molto, molto più bello. E allora, così potevamo scrivere quello che volevamo, per esempio, che ne so, scriviamo amore. E voilà! È bellissimo scrivere con questa scrittura bubble, morbida, proprio perché ti dà la possibilità di coordinare vari passaggi. Una cosa che a me piaceva da pazzi, ve la faccio vedere, era poi colorare in maniera piena con colori via via diversi. Ora, giusto una dritta per quelli proprio negati, non sapete proprio disegnare, tenere la penna in mano, beh, saprete sicuramente scrivere, quindi una A la saprete fare di certo. Se non sapete contornare, allora limitatevi a fare questo, quindi a creare un salsicciotto sopra il corpo centrale e ad allargarlo via via fin quando non lo reputerete finito. Alla fine lisciate i margini e voilà, avrete anche voi scritto con questo stesso font morbido, quindi tanti modi per scrivere, ognuno ha il suo. Molto bello, e anche
per esempio, scrivere in contrasto. Cosa voglio dire? Lasciando, per esempio, voilà e voilà, l'interno non colorato e colorando tutto l'esterno. Fatto. E poi da qui magari aggiungere dei particolari all'interno. E così, scusate, ho toccato il viola e l'ho portato in giro. Bene, allenatevi a scrivere con la Bubble Script. Scrivete tantissime cose, combinatela con scritture più piccole, per esempio amore, e poi sotto ci mettete un bel per sempre. Così, molto semplice, potete sempre combinarle in maniera più o meno delicata con scritture non soltanto impostate ma anche vostre, cioè valorizzate in maniera artistica anche le vostre grafie. Dopotutto queste sono cominciate così perché noi negli anni 80 di grafica e di brush lettering non ne sapevamo assolutamente niente, eppure avevamo dei diari fantastici. Un altro modo, l'ultimo, per rendere bellissima questo tipo di, scrittura era il riempitivo. Allora vi faccio vedere A, io vado sempre di A, e poi contornare con un giro per ogni colore finché c'era lo spazio bianco al centro, quindi così. Così, e poi via via si completava. Se la vedevi troppo debole all'interno, aggiungevi in seconda battuta così dei pezzi. Insomma, era bello negli anni 80 sperimentare con le grafie. Fatelo anche nel 2021 con i video di Arte per te. Questa è solo la prima di una serie di calligrafie, di grafie ritrovate nel tempo e nel diario. Prestissimo vi farò vedere una grafia deliziosa, super romantica. Vedrete quanto ci divertiremo con questa piccola nuova rubrica. E allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un cicciottissimo pollice in su, condividete il video e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Visto che bella la nostra scrittura, era stupenda. Io mi ricordo le pagine di diario super colorate. Era quel colore che mi faceva andare avanti nei lunghi, interminabili giorni di scuola, che poi invece, ragazzi, sono volati in un lampo e ora li penso con nostalgia. Mica tanto, però... cioè, ripenso con nostalgia a quel periodo, ma non alla scuola, diciamo la verità. Bene, allora esercitatevi con la Bubble Script e lasciatemi tante vostre esercitazioni, magari tra i commenti di Facebook, in modo che io possa rendermi conto dei vostri progressi. Non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta! Da Shiri! Amore, è buona buona questa piccola. Ciao! Da Shiri a tutto, ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!